mercoledì 14 ottobre, buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovati a questo appuntamento con la rassegna stampa, i giornali che tra poco sfoglieremo insieme a voi. Cominciamo dal santo del giorno, oggi è San Callisto I Papa, il sole sorto alle 7:20 e tramonterà alle 18:28. Il tempo, dicevamo, oggi è una brutta giornata con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio temporale. I fenomeni risulteranno più insistenti durante la seconda parte della giornata sui settori centro-settentrionali, dove le cumulate a fine giornata saranno più abbondanti, quindi attenzione. Temperature senza variazioni di rilievo, i venti saranno meridionali di vento teso o vento fresco, mare mosso al mattino, molto mosso oggi pomeriggio, in particolare lungo la costa centro-meridionale. Domani, giovedì 15 ottobre, avremo cielo nuvoloso durante la mattinata con schiarite sempre più ampie. Il tempo invece per venerdì, avremo cielo parzialmente nuvoloso con nuvole stratiformi, con locali piovaschi o brevi rovesci, in particolare vedete sulla provincia di Ancona quella di Ascoli Piceno. Sotto vediamo le temperature per la giornata di oggi, temperature che variano tra i 17 e i 19 gradi. Allora, cominciamo con la pagina di Fano del Resto del Carlino, scontri allo stadio, un caso istituzionale, il SIUP è il sindacato di polizia contro il comune di Fano e dice il SIUP, rischio chiusura per quanto riguarda lo stadio. Lo stadio non è più idoneo, secondo il sindacato di polizia, ad ospitare manifestazioni di questo genere, anche perché è sorto, ormai è in mezzo a un centro residenziale, quindi è difficile anche gestire tutta la parte della sicurezza quando arrivano i tifosi e quant'altro. Poi c'è, in questo articolo c'è anche, viene menzionata l'interpellanza di Santorelli che chiede di far luce su questi scontri, che poi tutto sommato scontri non sono stati, perché come dicevamo lo scontro fisico tra le due tifoserie non c'è stato, però certamente il disagio di centinaia di persone che volevano semplicemente tornare a casa e che invece sono state bloccate appunto dagli agenti perché questo era l'ordine. Quindi ecco, parlare di scontri è fuorviante, perché poi scontri tra le due tifoserie non ci sono state, a parte qualcuno che ha fatto, come dire, ha rincorso qualche collega tifoso dell'altra squadra in giro per la città, ma insomma ecco, non possiamo parlare di scontri tra le due tifoserie, non è avvenuto questo e quindi non c'è stato, però certamente c'è stata una cattiva gestione, un'idea sbagliata di far defluire appunto tutte quelle persone. C'erano 3.000 fanesi e 552 tifosi ospiti. Bastava far aspettare all'interno dello stadio queste 552 persone, mezz'ora all'interno dello stadio, il tempo di far defluire le persone, i fanesi, quelli di casa, e si sarebbe risolto tutto quanto. Purtroppo non è stato così e quindi queste sono le conseguenze. Questo è l'articolo sul giornale di questa mattina. Andiamo adesso sulle altre pagine del Resto del Carlino. Cadono poche gocce, la stazione si allaga, risolvono i pompieri. Sono saltate le pompe elettriche, è stata allertata l'ASET. In realtà la pioggia non c'entra nulla, è proprio un problema di impianto di pompaggio, e quindi ieri verso le 18:30 è arrivata questa telefonata ai pompieri, ai vigili del fuoco, di gente che diceva che insomma c'erano disagi per l'acqua presente. Vedete la fotografia pubblicata nel giornale questa mattina, l'acqua presente nel sottopasso ferroviario, quindi in molti, per non attraversare i binari, si sono bagnati completamente le scarpe fino, dico quasi le ginocchia, ma insomma siamo lì. La morte di Gianbruno Spice, ex assessore del Comune di Fano, vedete in questa immagine, cordoglio in città, è morto a 73 anni, il ricordo del sindaco e del sindaco Seri e dell'ex Carnaroli, addio all'ex assessore Bruno Spice, ha fatto tanto bene per la città, per il bene della città. La cerimonia funebre oggi alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe al Porto. È stato assessore comunale di Fano negli anni dal 1995 al 1999.
Andiamo a Orciano invece, e ora rischiano di crollare anche i negozi. Oggi c'è un'assemblea pubblica sull'emergenza, parliamo del crollo, il crollo della strada, la viabilità è il problema più grave, le conseguenze della voragine, attività commerciali quasi azzerate, il mercato KO. Redatta dalla provincia una relazione, servono interventi almeno su tre arterie. L'ha convocata questa assemblea il sindaco Stefano Bacchiocchi per le 21 nella sala consiliare Il Castagno. Doccia fredda per la MEP System a Sant'Ippolito. Durante lo sciopero viene comunicata ai 60 operai la mobilità, una svolta in attesa mentre si reclamavano gli stipendi arretrati. Un padre di famiglia dice: lavoro qui da 20 anni, ma la pensione è ancora lontana. Come manterrò adesso i miei figli. E poi invece da Fossombrone no al nome di un fascista fra i partigiani. I fratelli Rinaldi erano partigiani forsembronesi. Andiamo sulle pagine, no, c'è l'ultima pagina di Pesaro del Resto del Carlino che parla e si interessa di sanità questa mattina con lo scandalo dei costi delle ambulanze. All'ASUR sapevano tutto da un anno. Una lettera interna alla direzione svelava la irregolarità delle ditte. Il nuovo direttore Di Bernardo ha inviato ieri alla Procura una copia dell'articolo del giornale e un esposto basato sul filmato delle Iene. Poi dicevo il Corriere Adriatico, allora nuova illuminazione pubblica, siamo sulla pagina di Pesaro, il maxi progetto elaborato con multiservizi per 7 milioni di euro, nel pacchetto anche le luminarie. Briglia dice procederemo a stralci con l'obiettivo di intervenire sul 25% dell'abitato ogni anno. Sopra invece premeditarono l'assassinio di Andrea Ferri, depositate le motivazioni della sentenza che ha condannato all'ergastolo gli omicidi Sabanov e Bari. Lavori in Piazzale della Libertà, presto la gara per la riqualificazione, procedono intanto gli interventi di asfaltatura in strada Fontesecco. Adriatica Arena, copertura completata invece entro il 2015, il sindaco Ricci dice ospiterà qualsiasi tipo di evento. La pagina di Fano invece in apertura si occupa della relazione dei poliziotti del SIULP. Stadio inadeguato, scontri con 6 feriti, il SIULP paventa la chiusura. Santorelli, cortocircuito nella sicurezza. Il consigliere chiede di intervenire nell'assise civica prima di decisioni deleterie. Ho i video e le foto, dice. Edifici intelligenti per risparmiare energia, un programma di qualificazione di stabili pubblici e privati attingendo ai fondi europei. Domani c'è la presentazione. Anche qui è morto Auspice, ex assessore e leader della sinistra. Oggi alle 15 nella chiesa del Porto il funerale, la sua eredità politica raccolta dal figlio Teodosio. Volley, genitori in campo, collaborazione tra le scuole elementari e quelle medie. Trasporti sanitari, irregolarità documentate. Le aziende private violano il contratto sui tempi, l'uso delle lenzuola e la moltiplicazione dei servizi. Tre esposti penali, il primo nel 2010, nessuna sanzione. Disinformazione sull'ospedale unico, inadeguati i due siti individuati, cioè quello di Fosso Seiore e quello di Muraglia. Interviene Bene Comune che sottolinea l'assurdità del dibattito. Prima le prestazioni. Una donna di 43 anni non chiamata per lo screening chiede la mammografia ed è rinviata al marzo del 2018. A Ricci e Capalbo gli abusi segnalati già nel 2014, sempre per quanto riguarda le irregolarità di cui parla appunto il giornale questa mattina sui trasporti sanitari. Due dirigenti sempre in carica durante i contratti con l'associazione temporanea di impresa incaricata. Primo summit tra Fano e Mondolfo, confronto tra le due amministrazioni sui problemi più scottanti del territorio, dal piano regolatore all'A14, da una parte dunque il comune di Mondolfo e dall'altra quello di Fano, per un confronto atteso da tempo sui problemi più scottanti del territorio.
Assemblea alla Corgi, i timori dei sindacati, dopo l'incontro con l'azienda crescono le perplessità per le produzioni che verranno azzerate ed il budget diminuito. Trivellazioni, memoria dei sindaci a Ceriscioli, si moltiplicano sul territorio le iniziative d'approfondimento. Venerdì ce ne sarà un'altra a Monte Porzio. Pagina di Senigallia invece. Shopping by night e buoni sconto, dall'incontro tra commercianti e comune arriva una mappa del divertimento. E adesso andiamo sul messaggero. Ceriscioli, Comuni Uniti, me lo auguro. Accorpamenti politici o di servizi, il governatore dice su basi volontarie o con la legge. Intanto Pesaro Monbaroccio risulta il primo progetto di incorporazione delle Marche. A centropagina invece il sindacato di polizia. Dopo gli ennesimi disordini, stadio, più sicurezza o meglio chiuderlo. Sul delitto Ferri ecco come si sono traditi oltre 300 pagine di motivazioni della sentenza di condanna di Sabanov e Karim. E poi, naturalmente, all'interno delle pagine del Messaggero ci sono tutte quelle notizie in maniera approfondita di cui vi ho parlato poc'anzi. Poi chiudiamo con la pagina di Fano del giornale Romano, stadio, protestano i poliziotti, più sicurezza o meglio chiudere, il segretario Lanzi dice impianto in un quartiere residenziale, niente indicazioni stradali, nemmeno per i parcheggi degli ospiti. Allarme dopo i disordini di Fano San Benedettese con tre agenti e due tifosi rimasti feriti, il sindacato SILP denuncia la criticità e segnala il caso ai suoi vertici nazionali, quindi a Roma. Incontro promosso dalla CNA, le amministrazioni di Fano e Mondolfo insieme per ricucire lo strappo di Marotta e poi sotto traffico pericoloso cambia la viabilità, annunciati nel quartiere l'introduzione di nuovi sensi unici e anche della zona 30. Parliamo del quartiere Poderino. Oggi funerali invece di auspici, seri, impegno generoso. Poi tutti d'accordo sulla politica dei rifiuti zero. Con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa che torna puntuale domani mattina alle 7:30. Grazie per averci seguito e a voi tutti l'auguro di una buona giornata.